Ogni volta che ci sono le vacanze di Natale, mi capita di intravedere in TV un film che, per qualche ignoto motivo, da bambino mi terrorizzava. Eppure, non stiamo parlando di un horror, ma di un film fantasy dedicato indubbiamente al mondo dei più piccoli, uscito nel 1988 e intitolato Willow, diretto da Ron Howard e addirittura scritto da George Lucas. In breve, la storia di questo film narra le gesta di Willow Offgood, un giovane contadino di razza Nelwyn, che sarebbero dei piccoli nani simili a Hobbit, che un giorno si imbatte in una piccolissima bambina abbandonata. Ben presto, egli scopre che ella non è altro che Elora, una giovane principessa umana che, secondo una profezia, sarebbe destinata a sconfiggere la malvagia regina Bavmorda e il suo regno di terrore. Così, Willow e altri inaspettati aiutanti, come il guerriero Mad Mortigan, decidono di portare in salvo la bambina al fine di compiere il volere della profezia e riportare la pace nel mondo. Pochi giorni fa ho deciso di rivedere questo film, ma stavolta per intero e in lingua originale, e sinceramente devo ammettere che non solo non fa paura, ma è anche piuttosto carino e gradevole da vedere. E allora mi son chiesto, perché non racconto agli altri di una delle varie trasposizioni videoludiche di questo film? E mi sono risposto, buona idea. Quindi, in questa review, vi voglio parlare della versione arcade di Willow, partorita nel 1989 da Mamma Capcom. Come era facile intuire, si tratta naturalmente di un platform in cui dovremmo vestire i panni dei due protagonisti Willow e Mad Mortigan. Come saprete, saltare di piattaforma in piattaforma in maniera agevole richiede principalmente che un elemento sia stato sviluppato per bene, ossia il sistema di controllo. Quello di Willow funziona piuttosto bene e si affida, oltre che allo stick per il movimento, a soli due tasti. Il primo ci servirà a saltare e il secondo ad attaccare. Tenendo premuto il tasto d'attacco, potremo caricare una barra situata nella parte bassa dello schermo al fine di potenziare l'attacco in corso, e premendo il tasto di salto insieme al tasto direzionale giù, potremo eseguire un dash in avanti. Tutto qui. Premendo queste poche combinazioni, il nostro obiettivo sarà quello di terminare i livelli, sconfiggendo nemici e boss e raccogliendo monetine. In questo titolo, però, le monete raccolte non serviranno solo a sbloccare una vita ogni 100 o aumentare il punteggio, ma saranno una vera e propria valuta, che potremo utilizzare per acquistare potenziamenti d'attacco o da difesa, vite o addirittura suggerimenti dal mago mercante gufo. Sottolineo, mago mercante gufo. Considerato che il gioco risale al 1989, c'è da dire che l'impatto grafico è davvero notevole. Qualunque schermata prendiate in esame, noterete una marea di colori, e non scelti a caso, ma sapientemente mescolati, con lo scopo di creare ambienti realmente gradevoli da vedere e da esplorare. Gli sprite di nemici, amici e boss sono ben disegnati e caratterizzati, e le animazioni, seppur spesso sono composte da pochissimi frame, sono assolutamente soddisfacenti. Per esigenze di gameplay, diverse sono le incongruenze che troverete con il film, ma tutti gli elementi che sono stati riproposti sono stati ricreati con grande fedeltà. Basti vedere come è stato ridisegnato il mostro a due teste della sezione del castello. L'unico personaggio che ha subito un cambiamento notevole è proprio il protagonista Willow, i cui capelli diventano di un rosso decisamente innaturale e il cui aspetto non ricorda assolutamente quello dell'attore che lo interpretava nel film. Anche se personalmente penso che questa sia addirittura una cosa positiva. Dal punto di vista sonoro, c'è da dire che seppur le musiche utilizzate non siano quelle originali del film, i brani realizzati sono assolutamente piacevoli da ascoltare durante l'avventura. In particolare, alcuni temi sono veramente carini, come ad esempio quello del primo stage, che ricorda vagamente il tema principale di Zelda. Anche gli effetti sonori ci sono e funzionano, ma purtroppo è proprio un effetto sonoro in particolare a rovinare quasi interamente l'esperienza uditiva regalata da questo titolo. Infatti, ogni qualvolta cercherete di tenere premuto il tasto d'attacco per caricare un colpo, partirà un suono in crescendo, decisamente adatto all'azione in corso, ma sparato a un volume assolutamente improponibile. Se solo l'avessero abbassato di qualche tacca, probabilmente il tutto sarebbe più godibile, anche perché inizialmente non sembrerà un grosso problema, ma sulle lunghe il suono in questione diventerà fin troppo fastidioso, soprattutto considerato il grandissimo numero di attacchi caricati che sarete obbligati a eseguire per sopravvivere. Ed è proprio la parola sopravvivere che ci porta al secondo problema. Sopravvivere in questo gioco non sarà arduo, sarà una grandissima rottura di scatole, ve lo dico con totale sincerità. È vero che molti titoli della Capcom sono accomunati da un'impostazione della difficoltà piuttosto elevata, ma vista anche l'impostazione tutta colori, folletti e maghi, un livello di difficoltà un po' più tollerabile sarebbe stato d'aiuto.
I boss, per esempio, a parte alcuni casi isolati, non saranno affatto semplici da sconfiggere e prima di poterli buttare giù sarà necessario sacrificare numerose vite nel tentativo di studiare i loro movimenti e i loro attacchi, un po' come succedeva nei vecchi Mega Man. Unica giustificazione potrebbe essere il fatto che effettivamente il gioco di per sé dura poco più di una ventina di minuti e pertanto l'estrema difficoltà era probabilmente l'unico vero modo per aumentarne la longevità. Il problema è però principalmente che non sarete assolutamente invogliati a ritentare, ma ben presto la frustrazione generata dalla perdita di milioni di vite vi farà saltare i nervi, soprattutto al cospetto di boss praticamente impossibili, come ad esempio la regina Bavmorda in persona. Insomma, Willow ha delle basi veramente solide grazie a un gameplay classico e funzionale, un ottimo comparto grafico e dei buonissimi brani musicali, ma tende a cedere molto presto a causa di una gestione della difficoltà decisamente esagerata e una durata non particolarmente elevata. Consiglio comunque questo gioco a tutti gli amanti del film, ma ci tengo a precisare che potrete affrontarlo benissimo anche senza avere la più pallida idea di quale sia il background dietro alla pellicola, in quanto la storia del gioco, seppur estremamente semplificata, andrà a toccare tutti i punti fondamentali delle vicende narrate nel film.